fatto male, Tombarotto. Oh, la mia povera testa, ma dove sono? È nella cucina dei Lawson, cara. Chi sono i Lawson e chi è lei, scusi? Che cos'è? Ma io sono tuo fratello Brandon Brindle, non mi riconosci, Ida May? E chi è Ida May? Ma come che era, non ti ricordi il tuo nome? No? Allora che cosa ha, dottore? Ecco, ha preso un gran colpo alla testa. Ho paura che si tratti di un caso di amnesia. Amnesia? Non si preoccupi, è solo una cosa temporanea. La memoria le tornerà presto. E quando? Oh, questo non glielo so dire. Forse fra un'ora, fra un giorno, o fra qualche mese. Qualche mese? Beh, ora devo andare. Ma mi chiami pure se avesse bisogno. Grazie, dottore. Oh, dottore? Sì? Il suo cappello. Oh, è mio? Dimenticavo. Una cosa terribile. Ma no, Brandon, guarirà in fretta, vedrai. Ma quello chi era, un dottore cinese? Proprio così. Allora anch'io sono cinese. Credo che sia meglio portarla a casa. Andiamo, Ida. Non si azzardi a toccarmi. Insomma, chi è lei? Ma te l'ho detto, sono tuo fratello Brandon Brindle. No, questo non è possibile. Non vede che non è cinese. Da brava, su, vieni con me. Ma perché mi prende? Io non la conosco. Se ne vada via. Io voglio rimanere qui con questa bella coppia del Caucaso. Del ca? Ma che proviamo a fare, dico io? Tanto ormai come facciamo a conoscere il produttore? Ci mancava solo che tua zia non ricordasse più niente. Ma il dottore ha detto che la memoria le tornerà. E quindi dobbiamo essere pronti. Anzi, direi che non c'è tempo da perdere. Devi avere fiducia, ragazzo. Scuotiti e spara nell'impossibile sogno. Scala la cima di ogni montagna. E ricordati che non c'è niente di più affascinante del mondo dello spettacolo. Io intanto continuo a pensare al titolo della canzone. Che ne diresti di bussare via? Come? Cos'è, una canzone? No, un suggerimento. No, Harriet ha ragione. Dobbiamo avere pazienza. Vicky, come va con lo spartito delle canzoni di Stevie Wonder? Fammi mettere gli occhiali e intanto ti butto giù qualcosa. Accidenti! Ma sei fantastica, Vicky. Mio fratello sono mesi che si esercita e ancora suona come se pestasse la coda d'un gatto. Tu non mi imbrogli, Jenny. Ha preso lezioni di musica, vero? No, è una cosa naturale per lei, suona orecchio. Io suono orecchio. Ida May mi sta facendo diventare pazza. Invece di ringraziarmi di averle fatto l'uovo alla Tu Young per colazione, protesta perché non le ho portato i biscottini al latte. Qui c'è soltanto un modo per farla tornare a casa sua ed è convincerla che Brandon è una persona molto amabile. Però fai presto, caro, prima che ci trasformi la casa in un ristorante cinese. E va bene, d'accordo, ma l'idea di dover dire delle cose piacevoli su Brandon mi fa sputare i miei biscottini. Ciao, Ida May, come stai? Senti tu, perché continui a chiamarmi Ida May? Ma che diavolo avrà questa stupida televisione? Saranno almeno 10 minuti che sto cercando il mio programma preferito. E qual è il tuo programma preferito? Non so, non me lo ricordo. E sai perché non ricordi il tuo nome, cara? Perché in questo momento hai una piccola, temporanea amnesia. Proprio così. E finché non ti passa, sarebbe meglio che tu stessi con la tua famiglia. Con il tuo meraviglioso, tenero, affettuoso fratello, Brandon. Mai avuto un fratello così? Ma sì, da me, quel signore che era qui ieri sera. Quel maniaco che cercava sempre d'abbracciarmi, con quella faccia da Rambo debosciato. E da me, lo sai che l'apparenza inganna? Ti dà solo l'idea del depravato. No, cioè, voglio dire che Brandon in realtà è un uomo molto caro e gentile. Lui ed Harriet ti vogliono a casa, così si prenderanno cura di te. E chi è Harriet? È tua nipote. È cinese anche lei? Lascia, apro io, cara. Ciao. Brandon, come sono felice di vederti, vecchio mio. Davvero? Signore, vi presento Brandon, l'amico migliore che abbia in tutto il mondo. L'amnesia è contagiosa? Ma dai, smettila.
Se non si convince che sei un santo, non vuol tornare a casa, idiota. Ho capito. Che ne dite? Non è un ragazzo d'oro, un principe fra i comuni mortali. Mi piace il vocino. E si preoccupa per te, sapessi quanto gli manchi. Starebbe molto meglio se tu tornassi a casa con lui. Io amo i domei. Mister Meraviglia, ti aspetto a braccia aperte, sorellina mia. Ecco che cerca di nuovo di abbracciarmi. I domei! I domei! Oh no! Si è fatto male, tombolino! Lasciami stare. Ti avrò detto mille volte, Brandon, che non mi piace essere toccata. Sì, lo so, ma... Brandon! Oh, si ricorda di me adesso. Mi ha chiamato Brandon. Ma come devo chiamarti? Non è il tuo nome, sacco di fagioli. Sta bene, grazie al cielo. Perché state gridando? Che è successo? E da me gli ha riacquistato la memoria. Oh, che fortuna! Allora ci potrei dire il nome di quel produttore che ci doveva fare il provino? Ma certo, si chiama Mickey Moon. Un vero gigante nel mondo dello spettacolo. In gamba, ragazzi, verrà qui sabato. Che bello! Visto, Vicky? Sembra che siamo sulla buona strada. Guarda che mi stai toccando. Sai quanto odio la carnalità del flaccido? Tu che ne dici, Teddy? Pensi che i ragazzi abbiano qualche possibilità? Non lo so, tesoro. Voglio dire, hai mai sentito questi cantanti rock? Credo che l'importante sia che quello che suonano non dia troppo l'aria di essere musica. Va bene. Ci siamo. Salve. 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 Ah, amici caro, ti presento Ted e John Lawson, puliti di fuori e di dentro. E questo qui è il caro amico di cui vi ho parlato, Mickey Moon. Molto piacere. Salve. Prego, accomodatevi. Voglio dirti che ti siamo molto grati, Mickey, per aver trovato il tempo di ascoltare i ragazzi. Per carità, i talenti possono essere dovunque, i migliori li ho trovati in prigione. In prigione? Sì, avevano rubato gli strumenti. Oh, capisco. Prego, accomodatevi. Grazie. Capisco che non vedi l'ora di sentire la mia adorabile Harriet. Anche se è una bambina, ha già il modo di fare di un musicista. La vedessi come sputa sul piano. Beh, che ne direste se cominciassimo? Mickey purtroppo non ha molto tempo. Già, devo mettermi a posto i capelli e ci vogliono 9 ore. Oh, certo, comunque penso che i ragazzi siano pronti di là. Allora, ragazzi, falli entrare. Chi è di scena? Siete pronti? Siamo pronti. Ed ora, cari amici, un piccolo grande spettacolo. Qui su questo nostro palcoscenico con piglio d'autentico Topo Gigio, prego battete le vostre mani perché stanno apparendo le elettroteste di patata. Baby, 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 I love you, baby, baby, baby. Beh, Mickey, che cosa ne pensi? Niente male, graziosi. Insomma, pensi che possano avere delle possibilità in campo discografico? Penso di sì. Oh, magnifico! Fra 5 anni.